Io. Allora, abbiamo visto gli insiemi, che è un concetto primitivo, le operazioni con gli insiemi, e abbiamo fatto qualche applicazione degli insiemi per risolvere alcuni tipi di problemi. Adesso passiamo a un argomento leggermente diverso, c'entra con gli insiemi, e lo useremo soprattutto per formalizzare alcune affermazioni che adesso darò più in dettaglio, usando dei simboli appropriati. Ogni lingua, matematica inclusa, ha i suoi simboli e la sua sintassi, le sue regole per combinare i simboli, per costruire una comunicazione. Allora, su questa parte non mi dilungherò tanto, mi preme chiarirla perché fornisce i mattoni per costruire il resto. Okay? Ma quindi su questo argomento è abbastanza veloce, quindi vi servirà meno di quello che c'è sul libro. Ci sono importanti, molto importanti quello che faremo dopo, le relazioni e le definizioni, quello sì, cominciamo. Oggi vediamo quello che va sotto il nome di logica, meglio logica dei predicati. La logica normalmente si intende qual è la struttura, quali sono le regole del buon, del corretto ragionamento. E l'elemento base della logica è la proposizione. Che in linguaggio comune potremmo intendere come una frase o un'affermazione. Ma così come gli insiemi in senso matematico sono quelli la cui appartenenza è oggettivamente decidibile, ricordate questo, nello stesso modo lì si intendono per proposizioni in senso matematico in ambito della logica le frasi, le affermazioni che sono oggettivamente decidibili in quanto vere o false. Faccio un esempio. Questo è un bel astuccio, non è una proposizione. Perché? Perché può essere vera oppure falsa a seconda di chi lo dice. Ok? Quindi è vero che può essere vero o falso, ma dipende da chi si occupa di stabilire se è vero o se è falso. Invece la frase oggi è giovedì è una proposizione. Perché oggi è vera, domani è falsa per chiunque. D'accordo? Due numero pari è una proposizione, perché è vero. Tre numero pari è una proposizione, è falsa oggettivamente, data la definizione di pari e di dispari. Non sono proposizioni per la stessa ragione tutte le domande. Perché non ha senso stabilire se sono vere o false, dipende dalla risposta, che può essere positiva o negativa, dipende da chi risponde. E altri di questo tipo. Sono proposizioni tutte le affermazioni che siano vere o false in senso oggettivo. Tutto chiaro? Facciamo un esempio. Tre è un numero dispari. Prendiamo la proposizione P. Vera oggettivamente, perché i tre tutti lo conoscono, il concetto di dispari lo conoscono ed è oggettivamente decidibile se
quello che sto affermando è vero oppure è falso. Invece, altra posizione Q, affermare che il 2 è negativo è falso. Il 2 è un numero positivo, è più grande di 0. È un'altra proposizione. Ma se dico piove, se chiedo piove, questa non è una proposizione, perché è una domanda. La risposta è sì o no, non è né vera né falsa, è una richiesta. Se dico invece oggi piove, quella sì è una proposizione. Apro la finestra e vedo se è vero o se è falsa. Chiunque può dire se piove o se non piove. È chiara la differenza. Normalmente le proposizioni, come avete visto, sono formate da qualcosa che in grammatica viene chiamato soggetto e qualcos'altro viene chiamato verbo o predicato, ok? È la struttura minima, d'accordo? Se la proposizione con cui ho a che fare non può essere suddivisa in proposizioni più semplici, predicato, soggetto predicato, allora si chiama proposizione elementare o anche atomica, qualcuno la chiama, cioè non può essere scomposta in altre più semplici. Se dico per esempio oggi è giovedì e piove, sono due proposizioni, oggi giovedì è una, piove è un'altra, quindi questa non è elementare, è composta. Tutto chiaro? Come si fa a comporre le proposizioni? Se voi avete ascoltato, avete sicuramente notato che ho usato la E, oggi è giovedì e piove. Il modo di combinare o costruire proposizioni più complesse a partire da quelle più semplici richiede l'uso di, come si chiamano, connettivi, cioè, altrimenti si chiamerebbero operazioni, cioè come combinare oggetti più semplici per costruire alcuni più complessi. I connettivi della logica sono quelli che andiamo a vedere adesso. Ok? Ah, ancora prima ancora di passare a quello, torniamo a quello di prima. Sì. Uso la stessa frase ma non specifico il soggetto, ho quella che si chiama una proposizione aperta. Questa invece si chiama chiusa, è immediatamente decidibile se è vero o se è falsa. Qui non so se è vero o se è falsa, devo sapere quanto vale x. E scrivo così, P, che sta per indicare il generico nome della proposizione, e tra parentesi X, cioè perché P dipende da X. È vera o è falsa a seconda di quanto vale X. Non so se mi sono spiegato. Se X è 1 è vera, se è 5 è vera, se è 6 è falsa. Quando ho questo, una proposizione che però dipende da una o più enti ignoti, la chiamo proposizione aperta. E l'insieme delle x tali che la proposizione è vera prende il nome di insieme di verità o anche dominio della proposizione. Tutti i numeri che posso mettere al posto della x affinché la proposizione diventi vera. In questo caso tutti i numeri dispari.
si chiama insieme di verità. Faccio la frase, il giorno X si va a scuola, ok? L'insieme di verità è lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, con certa fortuna. Speriamo ancora per un bel po' di tempo. Perché la domenica a scuola non si va. Quindi la domenica non fa parte dell'insieme di verità della frase, il giorno X si va a scuola. Tutto chiaro? Bene. Supponiamo una proposizione elementare, piove. Questa è una proposizione, può essere vero o falsa. Oggettivamente decidibile. Poi quanto piove lasciamo stare, piove o non piove. La prima operazione che si può costruire su una proposizione è la sua negazione, che è scritta o con la barra sopra, che ricorda un po' più complementare, oppure con un trattino davanti. Si legge: non P, o negazione di P, o il contrario di P, anche se il contrario non è molto appropriato, meglio non P. Se P è piove, non P è non piove. Okay. Per descrivere in dettaglio cosa fa un'operazione su una proposizione si fa quella che si chiama la tabella, cioè si prende la proposizione di partenza e si mostra qual è l'effetto dell'operazione su questa. Allora, se P è vera, non P è falsa. Viceversa, se P è falsa, non P è vera. Detto in parole povere, la negazione cambia il valore di verità della proposizione. Se è vera diventa falsa, se è falsa diventa vera. Ok? Precede di nell'ordinamento alfabetico, che è vero, ok? La sua negazione, non P, come dovrei leggerla? Ah, non precede, o se preferite, no, meglio, non precede di. Ok?
Un'altra operazione che già in realtà ho già usato prima è la E. Mentre prima avevo detto la frase oggi è giovedì e piove. Qui ho due preposizioni legate da un connettivo, un'operazione. Questa E è un'operazione logica in realtà. La si indica col simbolo di rovesciata. Questo si legge E. E se chiamo P la prima proposizione e Q la seconda, la frase che ho scritto viene rappresentata dalla scritta P e Q. Che cosa fa la E? Vediamo nella tabella. E è un'operazione binaria, cioè che agisce su due elementi, due proposizioni, per costruirne una terza. Quindi avrò quattro possibilità, che devo considerare tutte le possibili combinazioni tra P e Q. Se P è vera e Q è vera, P e Q è vera. Oggi è giovedì e si è vera. Per la prima e per la seconda. Ok? Se una delle due è falsa, la frase è falsa. Idem se sono false tutte e due. E costruisco questa frase P e Q, la proposizione composta così costruita è vera solo se sono vere entrambe, sia P che Q, ed è falsa in tutti gli altri casi. Facciamo l'esempio di prima: se oggi fosse giovedì e ci fosse il sole, questa frase sarebbe falsa. Se oggi piovesse ma fosse martedì, la frase sarebbe falsa. Se oggi fosse martedì e ci fosse il sole, ugualmente la frase sarebbe falsa. Okay. È chiara la tabella? Questa ha lo scopo di chiarire come agisce l'operazione E. Facciamo un esempio. Prendiamo per P P dice 3 è dispari, Q 3 è maggiore di 5. La proposizione composta P e Q
in quanto P è vera, Q è falsa, e vero e falso fa falso. Vero e falso, da risultato falso. Se invece prendo P e non Q, prima leggiamo la frase. P 3 è dispari e non è maggiore di 5. Ovvero e vero. Chiaro? E non è l'unico connettivo che ho a disposizione, ne ho anche altri, per esempio O. Il quale viene indicato dalla V dritta. Esempio. No, questo esempio non va bene. Esempio. Oggi esco con l'impermeabile, prima posizione, o con l'ombrello. Questo O è un altro tipo di connessione, di operazione che posso costruire per proposizioni diverse. Vediamo nella tabella che cosa fa. P, O. Se è vera la prima, è vera la seconda, più vera. Posso uscire sia mettendomi l'impermeabile che portandomi l'ombrello. Sono vere entrambe, P o Q, esco con l'ombrello o con l'impermeabile, rimane vera. Ok? Esco con l'impermeabile ma lascio a casa l'ombrello. La prima è vera, la seconda è falsa. P o Q è ancora vera. È vera una delle due. Esco senza impermeabile ma con l'ombrello, la frase è ancora vera. È vera la seconda e falsa la prima. Mi va bene sia l'ombrello, sia l'impermeabile, sia tutti e due. Se invece lascio a casa l'ombrello, lascio a casa l'impermeabile, mi lavo perché oggi piove, e la frase è falsa. Ok? La O, questo tipo di O, è vera se entrambe le proposizioni sono false. È falsa se entrambe le proposizioni sono false ed è vera in tutti gli altri casi.
pomeriggio andate a casa, studiate e stasera dite ai vostri genitori domani prendo un bel voto in italiano o in matematica. Dopodomani tornate a casa e dite ho preso un voto buono sia in italiano che in matematica. Sono vere entrambe, la frase era vera. Se prendete un voto buono solo in una delle due materie rimane vera la frase che avete detto, se invece vanno male entrambe la frase che avete detto non è falsa. Ok? Questo è un no, si dice, inclusivo, che accetta per buono la verità anche se di entrambe le affermazioni. È quello che in latino viene tradotto poi il vel, l'italiano dice un solo o, la logica viene a due. L'altro o, vediamo tra un secondo, è lo esclusivo. Anzi, questo è lo ed è inclusivo per quello che fa nel caso che siano entrambe vere. Okay. Lo esclusivo invece ha una V con un puntino sopra. In latino si direbbe out, mentre lo inclusivo è il veglia. Vediamo che ho scritto la frase. Stasera vado al cinema o resto a casa. Le due proposizioni sono vado al cinema o resto a casa. No, e non trovo. Ora, la differenza è abbastanza evidente, no? Mentre il veil dà per buona la situazione in cui è vera la prima frase e vera la seconda, in questo caso non possono essere vere entrambe. Se esco non rimango a casa, se rimango a casa non esco. Quindi P out Q è falsa nel caso che sia P che Q siano vere, non funziona. Ed è vera solo nel caso che una delle due sia vera. L'auto è esclusivo, cioè esclude la possibilità che siano vere entrambe le proposizioni. Chiaro? Vediamo se posso per il
Tu ricordi che cosa significa isoscele, triangolo isoscele o triangolo rettangolo? Lo rivedremo a breve, eh? Uno ce lo ricorda. Isoscele significa? Quando due lati congruenti, stessa misura. Rettangolo? Questa frase, questo triangolo o un triangolo è isoscele o rettangolo, okay. In questo caso questa O è più propriamente una D o un A? Un A. Quindi voi intendete che questa frase non funziona se è un triangolo rettangolo isoscele. Perché se è un out esclude la possibilità che ci siano triangoli rettangoli isosceli. È un veil, perché esistono triangoli che siano sia rettangoli che isosceli. E la frase funziona anche se sono vere entrambe, quindi quello è più propriamente un veil, un po' non esclusivo, un po' inclusivo. Chiaro? Sì. Posso benissimo prendere un triangolo con un angolo retto e due cateti della stessa lunghezza. Questo è un triangolo rettangolo isoscele. Quindi questo è uno. Inclusivo, senza il puntino sopra, è un bel. Per esempio. Vediamo questa frase, il poligono A, chiamiamolo A, è un triangolo o un quadrato? Questo O che tipo di connettivo è? Esclusivo. No, esclusivo o inclusivo? Esclusivo. Esclusivo. Il poligono O ha quattro lati, ed è un quadrato, quattro lati della stessa lunghezza, angoli interni retti, o ne ha tre, ed è un triangolo, non può avere simultaneamente sia quattro che tre lati. Quindi questo è un out. Considerate questa frase. Se piove, allora prendo l'ombrello. Questo connubio, il se e allora, è un altro modo per connettere due proposizioni. E è indicato da una freccina verso destra, che si legge se P, allora Q. Oppure P implica Q. Oppure ancora P è sufficiente per Q.
Che cosa fa P implica Q? Se sono vere entrambe, P implica Q è vera. Se piove, prende l'ombrello, è vera. Ok? Se piove e non prende l'ombrello, è falsa. Tuttavia, posso benissimo prendere l'ombrello anche se non piove. E se non piove e non prendo l'ombrello, non è vera. Cioè se succede P, succede anche Q, ma Q potrebbe verificarsi senza che si verifichi P. Forse benissimo prendere l'ombrello, anche se non lo immaginando, magari che sarà. P è condizione sufficiente per Q, ma non necessaria. Ok? Aperte, il numero x è multiplo di 2 e la frase x è multiplo di 4. Questa è la nostra p, questa è q. Qui scrivere questa espressione significa dire se Q allora P, cioè se il numero è multiplo di 4 allora è multiplo di 2. Se Q è vera, P è vera. Q è condizione sufficiente a P. E viceversa, scusa, non si legge la frase chi implica Q? Se P è multiplo di 2, allora anche x è multiplo. Se un numero x è multiplo di 2, allora è multiplo di 4. Questa è vera? In generale no. 6 è multiplo di 2, ma non di 4. Dipende da x. In generale è falsa. Ok? Chiaro? Q è condizione sufficiente per P, ma P non è sufficiente per Q. Viceversa. Thank you.
frase. La frase P afferma il triangolo è l'isoscele. Mi fa un'affermazione su un triangolo. La frase Q e il triangolo ha due angoli congruenti, cioè della stessa ampiezza. La frase P implica Q se il triangolo è isoscele, allora ha due angoli congruenti. Attenzione, la definizione di isoscele è triangolo che ha due lati congruenti. Se ha due lati congruenti, ha anche due angoli congruenti. Ok? Questo enunciato è il prototipo di quello che chiameremo teorema. Cioè una regola generale che a partire da un'affermazione ne fa un'altra. Passare da questa affermazione a questa si chiama dimostrazione. Costruire un ragionamento che conduca da questa affermazione a questa. Qui nel caso specifico vale anche l'inverso. Q implica P. Se due angoli sono congruenti, allora il triangolo è isoscele. Quando questo accade, se c'è la doppia indicazione, si usa la freccia con le due punte. È una co-implicazione, una doppia implicazione. Se suonate la campana mi fermo qua.